Presidente Galletti, parliamo del progetto Vino e Giovani, un progetto che vi sta particolarmente a cuore. Ma intanto, come premessa, direi che siamo nella mostra permanente di Enoteca Italiana, nella Fortezza Medice a Siena, 1700 etichette, la più grande enoteca a livello nazionale rappresentativa del vigneto Italia. Qui sono rappresentate le aziende di tutte le regioni italiane. Enoteca Italiana porta avanti da una decina d'anni questo progetto Vino e Giovani, un progetto che sta all'interno di una campagna europea, Wine in Moderation, Arde Vivre, e che vuole diffondere un messaggio tra i giovani dai 18 ai 30 anni di conoscenza del vino e di come questo va consumato, bevuto, degustato. Quindi un messaggio culturale forte, difficile nel linguaggio, che nel far conoscere cosa c'è dietro la cultura, la storia, la tradizione, cosa rappresenta il vino per le nostre comunità, per i nostri territori, come componente importante della dieta mediterranea, invita i giovani a conoscerlo e a berlo con moderazione, con saggezza. Noi siamo all'interno di Enoteca Italiana a Siena, però questa non è l'unica sede di Enoteca Italiana nel mondo. Sì, in Italia è l'unica sede di Enoteca Italiana. Noi da 5 anni a questa parte abbiamo aperto una struttura, un'enoteca in Cina, nella grande metropoli a Shanghai. Siamo partiti 5 anni fa con un progetto inizialmente sostenuto dalla Regione Toscana, dalla Camera di Commercio di Siena, dalla Provincia di Siena, un progetto che prevedeva e ha previsto la nostra collocazione in quel grandissimo paese, e siamo partiti facendo promozione, formazione, informazione. Oggi, dopo 5 anni, abbiamo iniziato, non solo abbiamo portato avanti attività promozionali, portiamo avanti tutta una serie di progetti con gruppaggi di aziende, consorzi, con molte regioni italiane, progetti finanziati dall'OCM, l'Organizzazione Comune di Mercato, risorse europee che sono finalizzate proprio alla promozione del vino nei paesi terzi, e poi facciamo anche attività di vendita attraverso le nostre aziende e soprattutto di servizi. Noi facciamo servizi di sdoganamento, servizi di traduzione, servizi di etichettatura in lingua cinese, ovviamente per vendere il nostro vino in quel mercato grandissimo, in quel paese che è un continente lui da solo e che, secondo quello che dicono ormai i più autorevoli osservatori del mondo, è, ovviamente lo vediamo tutti, uno dei più grandi mercati del futuro. Abbiamo parlato della Cina, come stanno reagendo i mercati internazionali al nostro vino? Il 50% della nostra produzione va all'export. Ovviamente i mercati tradizionali, quelli più importanti, sono i mercati degli Stati Uniti, del Nord America, della Germania, del Nord Europa. Per quanto riguarda l'esportazione abbiamo superato i cugini francesi, quindi con un po' di orgoglio possiamo dire questo. Direi che il vino italiano negli ultimi 2 anni di questa depressione, che siamo in recessione economica ormai da un biennio, è forse il prodotto, almeno per quello che attiene l'agroalimentare, che ha retto botta, come si usa dire. Sono aumentate le esportazioni, le aziende, pur in mezzo a difficoltà, comunque hanno continuato a conquistare mercati sui mercati internazionali di tutto il mondo, perché evidentemente il mercato interno ristagna, come vediamo, diminuiscono i consumi, è diminuita la capacità di spesa di tutte le famiglie, di tutti i ceti sociali, e in questo senso ovviamente diminuiscono anche i consumi di vino all'interno del nostro paese.